Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube e bentornati, come avete già potuto intuire dal titolo, a un nuovo test barra recensione e oggi parliamo di una nuova testata per basso elettrico e parliamo di una nuova azienda che è la BH-AMS che si affaccia appunto al mercato dei cabinet e testate per basso elettrico nel 2019. L'azienda è una giovane startup che ha sede in Ancona, ma che già sta prendendo piede nel mercato italiano con ottimi risultati. Quindi mi è stato proposto di testare, provare questa testata per basso elettrico che fra poco vi farò vedere e con la solita curiosità che mi contraddistingue, ho scelto appunto di provarla con molta calma e con molta attenzione, di metterla un po' sotto torchio, per capire quali sono le qualità, come funziona, quali sono appunto l'idea che c'è dietro la progettazione di questa testata e darvi queste informazioni per capire poi, anche tramite la vostra esperienza e i vostri commenti, che cosa ne pensate e successivamente magari invitarvi a provarla nei vari punti vendita che sono sparsi nel territorio, soprattutto al momento nel centro-nord. Se volete appunto anche informazioni su dove andare a provare i prodotti della BH-AMS, basta semplicemente collegarsi al sito che è bhams.it e andare a vedere quali sono i rivenditori autorizzati. Per far sì di potervi presentare il prodotto nel miglior modo possibile, ho preferito dividere la recensione in due parti. La prima, dove vi parlerò tecnicamente e vi spiegherò tecnicamente appunto le caratteristiche della testata, andando proprio nello specifico a vedere i controlli e andando a vedere anche i tagli di frequenza, le potenze e tutto quanto, mentre nella seconda parte ho realizzato 7 clip audio che riprendono appunto il lavoro della testata messa a paragone al segnale, diciamo, preso da una radio al J48. Quindi il file che vi farò ascoltare sarà diviso in due momenti. Il primo, il segnale entra all'interno di una J48, quindi sentiamo assolutamente quello è un segnale molto flat, assolutamente flat, e nella seconda parte del file vedremo appunto in base a determinati tagli di frequenza che vado a fare come lavora la testata e come appunto reagisce a tutti i tagli e a tutti i controlli che andrò ad attivare. Partiamo quindi con le presentazioni. Quella che vedete tra le mie mani è la Drone D542H. Potete vedere la classica testata che si presenta appunto dal peso molto leggero e ripercorre un po' quello che è la filosofia di tante altre case produttrici, quindi una testata con lo switching con una potenza di 500 watt. Poi vi faccio vedere anche il pannello posteriore perché è molto interessante, c'è proprio spiegata come poter gestire e qual è la potenza che eroga in base al selettore che voi andate a utilizzare, scusate. Naturalmente vedete che anche nella parte anteriore ho diversi controlli, alcuni legati appunto ai parametrici per i miei controlli di frequenza bassi, medi, con taglio, diciamo, selezione del taglio di frequenza e boost e alti. Più nella parte frontale, oltre ad avere il classico controllo di gain e di volume, ho questo dual tone, è un controllo di cui poi vi parlerò tra poco, e ho anche degli switch che vanno a effettuare dei tagli di frequenza ben specifici. Parliamo infine delle dimensioni, abbiamo 25 cm di larghezza per 7 di altezza, eccolo, ve lo faccio vedere magari qua, e per 22 di profondità, quindi rimane assolutamente molto comoda e molto trasportabile, dal peso di 2 kg circa, quindi anche in questo caso veramente molto molto leggera. Concentriamoci quindi sulla prima parte, sul pannello anteriore, di cui appunto vi propongo una foto e vi faccio vedere nello specifico quali sono i controlli e come funzionano. Come potete vedere nel pannello anteriore abbiamo appunto una serie di controlli, concentriamoci su quella che è la parte a sinistra praticamente dove trovo l'ingresso del jack, dove ho sostanzialmente i controlli e gli switch relativi al boost e il selettore di sensibilità d'ingresso che attiva il meno 15 più 15, appunto se avete uno strumento attivo, uno strumento passivo tendenzialmente, il LED di riferimento per il clipping se appunto state andando in distorsione con il gain, il controllo, il potenziometro del gain, il potenziometro del volume e il dual tone. Che cos'è il dual tone? Il dual tone sostanzialmente è un controllo di tono attivo sia per basse che per alte frequenze, funziona sostanzialmente come un filtro. Ruotando la manopola in senso antiorario,
io vado ad incrementare le frequenze basse. Se invece la ruoto in senso orario, aumento le frequenze alte. Rimane in flat nella posizione centrale. Come e su quali frequenze va ad agire? Naturalmente le frequenze su cui agisce, praticamente per quanto riguarda il dual tone, hanno un range che vanno dai 20 Hz ai 20 kHz. Il dual tone è attivabile anche tramite foot switch che è posizionato nel pannello posteriore della testata. Andiamo invece nella parte destra praticamente della testata nel pannello anteriore. Quello che noi troviamo subito sono due coppie di switch, un contour e uno shape. Che cosa fa il contour? Lo IO? È un selettore, praticamente una coppia di selettori che mi consente di boostare direttamente le frequenze basse intorno ai 40 Hz fino a ottenere un più 3 dB e di boostare le frequenze alte intorno agli 8 kHz di 6 dB. Con invece il selettore impostato su cut si vanno a attenuare i 40 Hz di meno 3 dB e gli 8 kHz di meno 6 dB. Naturalmente possiamo tenere i selettori in off e non abbiamo nessun tipo di intervento. I selettori di shape S1 e S2 vanno invece ad attenuare i 400 e i 1000 Hz. 400 Hz per il selettore 1 e 1000 Hz per il selettore 2, di circa 8 dB, e vanno a enfatizzare gli estremi della banda. Naturalmente, se teniamo anche in questo caso i selettori su off, il controllo è assolutamente in flat. Passiamo quindi adesso al controllo dell'equalizzatore, un equalizzatore semiparametrico con controlli attivi su basse, alte e medie, con la possibilità di poter intervenire sulla frequenza di taglio dei medi, e in entrambi, diciamo in tutti e tre i controlli, io posso fare un controllo sia in boost che in cut. Abbiamo anche un indicatore di livello per l'uscita chiamato amp level. Abbiamo il tasto del mute, appunto, che esclude praticamente il segnale che viene mandato in uscita, quindi praticamente semplicemente va a disattivare il power amp e la sezione di DI out. In più abbiamo due connessioni molto utili, sono l'ingresso per le cuffie e l'ingresso per l'aux. Questo ci consente appunto anche di poter utilizzare la testata come diciamo in fase di studio, quindi ci possiamo naturalmente connettere e studiare appunto anche con la testata, cosa veramente molto molto utile. Passiamo quindi adesso all'approfondimento del pannello posteriore della testata. Come nel precedente caso, torniamo a un'inquadratura molto grande e un'immagine bella, diciamo, definita della testata, e andiamo a vedere quali sono i controlli e quali sono le connessioni presenti sul pannello posteriore. Nel pannello posteriore, oltre a trovare il classico connettore per appunto la presa di corrente, abbiamo due speaker out, sempre con appunto connettore Neutrik e connessioni Spicon a due poli, oppure jack TS praticamente. Molto utile anche l'Amp Voice, che è un selettore di potenza a tre vie che mi consente di poter scegliere appunto la potenza erogata dalla testata, che può variare dai 400, 200, 500 watt. Cosa molto interessante, ogni selezione offre un timbro praticamente diverso di suono. Andiamo invece nella sezione dove trovo la mia DI out, dove appunto c'è la possibilità di mettere in pre e in post EQ il mio segnale del basso. Naturalmente il selettore per il controllo della terra per eventuali ritorni di appunto ronzii, eccetera, eccetera. Ho il mio loop effetto di tipo seriale con connettore jack, praticamente il mio send return, appunto, se voglio inserire degli effetti direttamente appunto sulla testata. E poi ho un'altra tipo di uscita che è legata al tuner out, quindi posso collegare direttamente un accordatore all'uscita della mia testata, o il preamp out. Che cosa fa il preamp? Il preamp out praticamente consente di inviare il segnale del preamplificatore all'ingresso di un'interfaccia audio, quindi magari se vogliamo registrarci direttamente in casa posso utilizzare sia l'uscita bilanciata delle DI sia il preamp out, oppure eventualmente a una cassa amplificata o un finale di potenza, quindi vado a sfruttare quello che è la sezione preamp della mia testata. Per finire ho un invertitore di fase
per appunto se ho problemi di rifasamento, quindi ho problemi di voglio adattare al meglio la fase di uno strumento acustico sostanzialmente, e il foot switch che, come vi ho detto prima, va ad agire su il boost e sul controllo del dual tone. Fatta una panoramica tecnica su quelle che sono le caratteristiche appunto della testata, non mi resta che collegarla e farvi ascoltare qualcosa. Però prima di lasciarvi naturalmente all'ascolto di quelli che sono i file audio registrati naturalmente, come vi ho spiegato, dividendo il segnale e facendo praticamente una divisione fra il segnale che passa tramite radial J48 e il segnale che esce appunto una volta elaborato da quello che è appunto il preamplificato della testata, prima di arrivare a quello, facciamo anche un test volante, ovvero adesso collegherò la testata, collegherò un basso e inizierò a fare due o tre, diciamo, controlli, due o tre test al volo così, giusto per farvi sentire in primissima battuta come lavora lo strumento prima appunto di arrivare alla fase relativa al test vero e proprio. Facciamo quindi questo primo test, diciamo quello che è chiamato un po' il test del negoziante, ovvero immaginiamoci di essere in un negozio, di aver acceso la testata e di iniziare a gestire i primi controlli. Quello che voi naturalmente sentite è il suono del basso in flat. Quindi senza nessun tipo di intervento. Naturalmente io adesso posso iniziare già a gestire qualche controllo. Facciamo un esempio, vado a controllare il dual tone e lo sposto leggermente andando a enfatizzare diciamo in direzione anteriore, andando a enfatizzare le frequenze basse, diciamo che lo metto più o meno a ore 9. Ok? Faccio l'esatto contrario, sposto il dual tone a ore 3, quindi nell'esatta, diciamo, parte opposta. Ok? Quindi sono andato semplicemente a lavorare su questo primo filtro che appunto mi consente di, con un controllo molto rapido, enfatizzare o le frequenze basse o le frequenze alte. Non sto lavorando ancora con il mio parametrico. Vado invece, in questo caso, voglio creare un suono al volo, vado a enfatizzare leggermente le frequenze basse. Voglio boostare intorno ai 400 e voglio tagliare le frequenze alte. Quindi tendenzialmente vado a creare una curva che parta appunto dal basso e mi vada a enfatizzare intorno ai 400. Questo è un primissimo esempio. Voglio fare invece il contrario, voglio tagliare sui 400 e magari enfatizzare basse e alte per ottenere un suono un po' più brillante, magari sullo slap. Facciamo un altro test, invece andiamo a enfatizzare semplicemente gli switch del contour attivando il low e high e mettendolo naturalmente in boost. Ultimo test è quello legato alla realizzazione di un suono, diciamo, simil-Ampeg, chiamiamolo così, quindi dove ho dato parecchio gain per andare in saturazione con il segnale. Ho attivato il contour sul boost sia delle basse che delle alte, quindi è come se fosse il controllo dell'Ampeg dove fai l'ultra-low e ultra-high. E in più ho creato una curva di equalizzazione in modo da un po' ricordare quel tipo di sonorità lì. Thank you.
ragazzi, dopo questa breve carrellata di suoni, fatti un po' come dicevo prima, come se fosse un test in negozio, quindi non conoscendo benissimo la testata, ma un po' simulando quello che è la vostra presenza in un negozio, vado, provo a toccare la testata, provo a cercare dei suoni che mi piacciono e magari tiro fuori così in 2 minuti una prima carrellata di suoni che non sono lavorati e non sono, diciamo, dedicati a una registrazione, ma sono un po' dei suoni per far capire come suona la testata in relazione allo strumento appunto che sto suonando. Nella seconda e ultima parte invece troverete appunto dei test audio fatti naturalmente appunto con il criterio di cui vi ho accennato prima. Thank you.
Andiamo quindi all'ultima informazione utile, che è quella relativa al prezzo. Prima di parlare del prezzo, naturalmente dobbiamo fare una considerazione che è legata al fatto che la BH Amps, appunto, è una startup, quindi un'azienda nuova che si sta inserendo all'interno di questo settore legato all'amplificazione del basso elettrico e naturalmente come primo lancio, come primo ingresso, ha impostato uno street price, chiamiamolo così, di 5,99, 600 euro quindi, ed è il prezzo che è consigliato a tutti i rivenditori, quindi dovreste trovarla appunto a quel prezzo di 5,99, 600 euro. Come già detto in precedenza, se volete informazioni in merito a dove poter provare le testate e dove poterle acquistare, basta contattare il sito che è bhcamps.it oppure tramite tutti i portali social, quindi sia Instagram che Facebook. Detto questo, non mi resta che salutarmi. Per maggiori informazioni potete naturalmente commentare questo video e fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, in modo da poter appunto iniziare questo approfondimento su BH Amps e su questa testata che è la Drone D542H. Bene, ragazzi, a presto e alla prossima recensione e come dico sempre, base your life.